smaltito il focolaio Covid, l'Alba Adriatica torna in campo dopo 3 settimane. Si troverà di fronte il Capistrello in un match fra 2 squadre che fanno parte di quella sorta di calderone nel quale sono incluse a distanza ravvicinata la zona play-off e quella play-out. Il risultato si sblocca dopo 6 minuti di gioco. Sul primo calcio d'angolo in favore dei padroni di casa, Fabrizi approfitta dell'ottimo servizio di Passamonti, colpendo di testa e trafiggendo l'incolpevole Mario Di Girolamo. La reazione del Capistrello arriva attorno al quarto d'ora di gioco ed al 17esimo Daniele Di Girolamo ha la meglio su un difensore avversario e, dalla linea di fondo, confeziona un assist per Franchi, che spara alto. Alla mezz'ora, ospiti ad un passo dal pari. Sugli sviluppi di un corner, la zuccata di Brusca va ad infrangersi sul palo. L'azione prosegue senza che i ragazzi di Giordani riescano a mettere la palla nel sacco. Risultato diverso invece a parti invertite un minuto più tardi, quando è Passamonti che in seguito ad un tiro dalla bandierina trova la deviazione vincente che gli permette di superare ancora l'estremo difensore del Capistrello. Al 44esimo ci provano ancora i padroni di casa, quando, dopo un cross dalla sinistra di Pantoni, Pincelli si coordina dal limite senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta. Si riparte nel secondo tempo con un doppio cambio da parte di De Amicis, che inserisce Torre e Dolegoschi in luogo di Paravati e Neri. Avvio di ripresa scoppiettante. Passa meno di un minuto quando Franchi riceve sul filo del fuorigioco, almeno a giudizio dell'assistente Monaco, e batte Barduagni accorciando le distanze sul 2-1. Fase del match particolarmente viva, con le 2 squadre che cercano con più spregiudicatezza il gol, come al 18esimo quando la retroguardia locale si fa sorprendere nuovamente da Daniele Di Girolamo, il cui diagonale però finisce a lato. Giordani prova a cambiare le carte in tavola alla ricerca del pari, gettando nella mischia al 25esimo Visconti al posto di Fantozzi. Il Capistrello però fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Barduagni, così l'Alba Adriatica trova un importante successo che permette all'11 di De Amicis di allontanarsi dalle zone calde in attesa delle 3 gare da recuperare. Mister Giordani, un momento chiave della partita forse è stato la mezz'ora quando voi avete colpito un palo e sul capovolgimento di fronte, sul corner seguente, avete subito la rete del 2-0. Poi nella ripresa avete riaperto il match ma non siete riusciti però a trovare il gol del pari. Ha detto bene lei, la partita in pratica si è chiusa in quei 2 calci d'angolo a favore loro, dove loro sono stati bravi a fare gol o fortunati, bisogna vedere il punto, invece mentre a noi la palla ha preso il palo, è uscita fuori, allora ha preso il palo, è entrata dentro. Al di là di questo è l'ennesima partita che facciamo fuori casa, ultimamente ci sta succedendo questo, dove dominiamo l'avversario però senza subire tiri in porta, perché il portiere nostro non ha preso neanche un tiro, non ha fatto neanche una parata. E purtroppo pure oggi usciamo con una sconfitta. I ragazzi hanno dato tutto, si è giocato su un campo, possiamo dirlo, però è veramente infame, impossibile giocare, non è degno di questa categoria. E ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo provato in tutti i modi, però un po' c'è stata anche l'occasione di Girolamo nel secondo tempo, però è uscita fuori. Non siamo riusciti, insomma, quantomeno a pareggiare, che anche il pareggio secondo me ci andava stretto. Passamonti, il gol subito in avvio di ripresa poteva complicarvi la vita, ma l'Alba Adriatica riparte con un successo molto importante. Sì, abbiamo preso questa partita con la giusta mentalità, venivamo da un periodo abbastanza difficile e ci siamo affermati il primo tempo con 2 gol, solo che poi nell'inizio del secondo tempo abbiamo pagato una disattenzione subito all'inizio della ripresa, però siamo stati bravi mentalmente a mantenere, a essere concentrati, perché servivano questi 3 punti per ripartire. Adesso vi attende un bel tour de force con 3 gare da recuperare. Beh sì, infatti per Covid e anche per le condizioni climatiche abbiamo dovuto rinviare queste partite, dovranno essere prese come un punto di partenza per continuare l'ottima andata che abbiamo fatto e continuare il percorso.